Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Siamo su Subnautica, episodio numero 4. Ci eravamo lasciati la volta scorsa qui sulle coste di quest'isoletta, vicino alla. Cioè, vicino, è tutto vicino ormai all'Aurora. Premetto, probabilmente moriremo perché sicuramente ci saranno dei nemici qui. Eccolo lì! Il piranha che mi morde il culo. Crepa. Eccolo, siamo quasi morti prima ancora di. Vabbè. Comunque, volevo fare un appunto. Mi avete detto di riprendere tutto quello che faccio. Continuo a ripeterlo. Stiamo andando al cazzeggio. Perdiamo una maglia di tempo. Però, vabbè. Cioè, se a voi va bene così, continuiamo così. Allora, vediamo un attimo. Il creep vine ce lo rifacciamo rapidamente. Quindi ci liberiamo un po' di spazio. Così almeno diamo un'occhiata a quello che c'è. Allora, litio, il litio è importante. Eccoli lì, i primi mostri. Sentirete cliccare come un pazzo. Ci hanno fatto male, 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 male. Ok, è morto. Il ragno, che non si è capito, una volta sembravano ragni meccanici, questi invece sembrano molto vivi. Queste piantine albero bulbo, lo analizziamo perché noi siamo degli esploratori. E diamo un'occhiata a quello che c'è qui. Ok, bulbo. E adesso lo mazzoliamo. Ok, abbiamo preso il campione di albero. Se invece non avessimo il coltello, niente. Vabbè, oh ragazzi, non possiamo buttare via il coltello così. Una grotta. Con un altro ragnetto. Magari ci lasciano anche in pace se non ne ho altro che. Mamma mia, che salto che abbiamo fatto. Stai camminando con le pinne. In questo ambiente. Uranio. Peccato che non abbiamo una centrale a uranio nucleare per alimentare la nostra base. Comunque, allora, vediamo un attimo cosa c'è qui. Camminiamo così con circospezione. Cosa c'è qua sotto? Ci servivano dei componenti nel mondo del regno dei funghi. Ovo, qualità ovo. E niente, continuiamo di là. No, non c'è proprio niente qui. Dobbiamo o andare sott'acqua o uscire dalla caverna. Va tanto sotto però, eh? No, direi che no, non è il massimo scendere senza una luce, senza la ventola che ci muove. Niente, usciamo, andiamo via. Ah, questa scala. Non so bene se l'abbiamo preso. Non credo. Vabbè, scaviamo anche questo. Niente, usciamo qua dentro. Aspetta che c'è dell'altro. Muoviamo anche qui. Aia. Aia. Vabbè, niente, dai, diamo un'occhiata molto veloce, dato che qui comunque non abbiamo nulla da fare al momento. Siamo qua con le pezze al culo. Stiamo perdendo una marea di tempo, ragazzi. Quando avremo da fare. Però, vabbè, esploriamo. Tanto qua sopra non c'è altro, no? Non credo, almeno che abbiamo la fortuna di trovare qualche progetto qui, ma la vedo dura. È utile venire qui quando abbiamo il sottomarino perché ci riusciamo a muovere più velocemente senza finire l'ossigeno. Tra l'altro poi tra un momento avremo anche bisogno di mangiare qualcosa perché cado giù! Ok, prendiamo del litio, ci portiamo a casa qualcosa almeno. Ah, qua si sale. Beh, andiamo a vedere, siamo qui, dai. Buttiamo via un episodio così. Litio. Poi al massimo buttiamo via qualcosa di un po' più comune, cioè rispetto all'uranio comunque più comune l'oro, quindi continuiamo a salire. Ah, una grotta anche qui. Però di qua. Di qua è finito. Vabbè, siamo qui, andiamo a vedere. 39 di vita.
Ci levano 5 a botta, però riusciamo bene o male a ucciderli, quindi qua. Io sento delle grida inquietanti qui dentro, ma oh merda. Vabbè, niente, qua non dirmi che non ce la facciamo. Ok. Usciamo da questo postaccio che abbiamo visto. Allora, da lì siamo arrivati. Colpito al volo! Via, 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 via. Vabbè, tanto non ci si fila. Diamante! Grande. Oro. È entrato il diamante, allora. Il diamante di solito si trova molto, molto in profondità. Comunque, direi che la tentiamo. La tentiamo! I believe. Guardatelo come si muove e tac! Ok, questo cos'è? Magnetite. E anche quella, nel caso in cui un giorno un progetto dovesse dirci: ti serve la magnetite? Ok, torniamo a casa veloci come la merda nei tubi, perché stiamo in tremendo ritardo sulla tabella di marcia. Credo che, vabbè, io andrei a depositare questa roba là, perché credo che i funghi siano sotto là. Però forse quel metodo lì di alimentazione non è il massimo. Dovremmo trovare qualcosa di un pochino più basilare per le nostre capacità e direi che potrebbe essere una buona scelta trovare, cercare il pannello solare. Una volta che abbiamo quello, poi abbiamo tutto. Perché non mi pare neanche che abbiamo il food locker di, come si chiama, l'armadietto grande per poter esplorare e per poter immagazzinare quello che vogliamo nell'esplorazione. Scusate, sono un po' disconnesso questa mattina. Lo hanno reso bello tosto il gioco, devo dire. Lo avevo scritto ai tempi, più di un anno fa, lo sviluppatore, glielo avevo detto, ve l'avevo già detto l'episodio scorso, che era troppo facile. Il gioco era così troppo difficile, perché dovevamo. Cioè, diciamo che se ci giocate, lo decidete di acquistare, giocate almeno una cinquantina di ore tutte, quindi già quello ne vale il prezzo, sotto i 20 euro, quindi 50 ore, magari ci sono giochi da 60 che ve ne danno di meno, semplicemente per trovare tutto, scoprire tutto. Poi il gioco è in sviluppo ancora, quindi di cose da mettere ce ne sono ancora e ce ne sarà. Si vede tutto lo schifo che c'è sott'acqua, dove il mare. Sarebbe bello fare una barchetta, lasciarla lì, così tutti i pesci che saltano fuori, vanno dentro e viene la sera, abbiamo il cibo. Direi che di spazio ne abbiamo ancora un po', e allora in questo caso, beh, scendiamo a prendere il titanio. Qua di solito ci sono anche dei progetti, quindi scannerà la mano che magari qualcosina troviamo. Qua sopra. È un po' troppo macchinoso fare la sonda, perché la sonda è utilissima per scattone. Il gioco è diventato pesante, No, la sonda, dicevo, è utilissima perché se troviamo un punto interessante, e la mappa comunque non la conosciamo a memoria. Sì, no, va bene, mangiamo presto, sicuro. Allora, vediamo un attimo, qua sotto, vediamo un attimo con questo, se riusciamo a fare almeno un armadietto. Vediamo l'energia. No, l'armadietto ce l'abbiamo. Titanio. Oh sì, allora no, ce l'abbiamo. Allora iniziamo ad arredare la base. Spero che galleggia. Ho buttato via un fungo acido. Sì, l'avevo buttato via prima, sì, infatti. Allora, andiamo a vedere.
Allora, cuciniamo il pesce. New creature discovered. Sì, vabbè. Dai, lo sacco cotto, lo facciamo subito. Abbiamo altro da cucinare? Sì, abbiamo l'aero sacco, però ci facciamo. Non abbiamo più nulla da fare. Quindi, mangiamo l'aero sacco prima che vada male. E il campione marcio che abbiamo preso è marcio, appunto. Quindi, vabbè, mangia. Bevi acqua. Poi, prendiamo qui, andiamo qua, facciamo titanio. Dovremmo avere anche del vetro, teoricamente sì. Allora, ci depositiamo dentro la roba preziosa e tiriamo fuori titanio. Abbiamo anche del vetro forse. Beh, il diamante di sicuro lo buttiamo lì. Vetro, vetro, perfetto. Riusciamo magari a... Bengala no, depositiamo dentro altra roba importante tipo la magnetite, l'uranio. Il litio, il litio, il litio, il litio, e pigliamo fuori il titanio e anche un po' di quarzo magari. Ok, andiamo sotto e vediamo. Base che non ha il radiofaro, quindi è un po' tosto da trovare. Appena fa giorno poi ci metteremo a cercare dei progetti a questo punto, perché pare essere l'unica possibilità che abbiamo. Ah, momento. Giusto, dobbiamo continuare il nostro progetto di vita, cioè la costruzione di un... Facciamo un quadrivio, dai, ci sta. Più un altro che attacchiamo qui. No, no, si fa ruotare, non ruota. Ok. Va bene, quindi... Ok, abbiamo già un inizio di base, speriamo di avere abbastanza. Ok, facciamo qua. Qua facciamo l'armadietto. Ok, rotazione, no, direi che lo facciamo così. Perfetto, così almeno abbiamo un po' di roba da buttarci dentro. E magari mettiamo un po' in salvo, stiamo tranquilli. E di cose che possiamo fare ce ne sono ancora. C'è l'acquario, l'insegna, vabbè, l'armadietto a muro che era quello che dovevamo fare, ma vabbè. Il fabbricatore, però vabbè, ce l'abbiamo sopra al momento. Il bioreattore l'abbiamo fatto, ma al momento è un buco nell'acqua, quindi al momento ci possiamo permettere di fare solo le cose che non consumano. La stanza multifunzione titanio 6 la possiamo fare. Magari, ecco, andiamo a consumare tutto il titanio che abbiamo, così liberiamo anche un po' di spazio nell'inventario. Andiamo, torniamo anche su in base, perché ci serve più titanio possibile, dato che dobbiamo anche costruire le fondamenta, perché sennò, almeno per quanto ricordo, c'è il rischio di cedimento strutturale. Possiamo farne altro, quindi lo dobbiamo semplicemente rilevare qua. Prendiamo anche del quarzo e ci facciamo del vetro, se ne abbiamo la possibilità. Yes. Uno solo riusciamo a farne, credo. Sì, infatti. Giù. Oh, sta iniziando ad arrivare il sole, quindi magari riprendiamo un po' l'esplorazione. Do cazzo. Riprendiamo l'esplorazione delle profondità. Allora, abbiamo praticamente... Dovremmo fare una cosa del tipo... Allora, aspetta, adesso manteniamo la calma. Proviamo a fare solo la stanza multifunzione. La facciamo qua. Che ci piazziamo... Potevamo piazzarlo lì l'armadietto. Speriamo che non ceda. Ok, no, no, ma sta su, non c'è bisogno delle fondamenta. Allora, perché potevamo fare qua, però direi che qua abbiamo l'armadietto, ma potremmo anche spostarlo. Vabbè. Andiamo a vederla.
Perfetto, ci mancano delle finestre ovviamente perché vogliamo vedere quello che succede sott'acqua ed è in... ci serve un altro divieto, niente. L'avevo fatto apposta, ma vabbè. Allora, facciamo... No, 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 no. Deposita. No, abbiamo questo, ci manca il fabbricatore. Niente. Lo possiamo fare, eh? Però, vetro, vetro. Abbiamo due di vetro. Fallo allora. Finestra, mettila qui, ci guardiamo anche un po' di panorama, bello sotto, bello lì con la vista qui, fantastico. Bando alle ciance, cibo, cibo, assolutamente cibo. La riempiamo con questo, la barretta, beh, ma ce la mangiamo, dai, tanto sì, dai, abbiamo bisogno solo di bere adesso. Abbiamo finito la nostra barretta iperenergetica. Abbiamo solo bisogno di bere, quindi abbiamo bisogno dell'aerosacco. E intanto, mentre cerchiamo quel pesce insulso, cerchiamo anche altri progetti. Cosa c'è lì sotto? Cosa c'è lì sotto? Il coltello si è rotto. O l'ho depositato, non lo so, però. Il salterello? Scusa, si faccia immortalare un secondo e tac, non abbiamo più il coltello, il coltello si è rotto sull'isola, va bene, potrei aggiungere anche una terza bombola, vabbè, rottami, va, facciamo titanio, almeno espandiamo un po' la base, questo va bene, i progetti credo si trovino soprattutto nelle caverne. E dove... Ah, aerosacco, vieni qui, che adesso facciamo una serie di acqua minerale. Anche tu. Due. Dobbiamo fare attenzione perché vanno male subito. Quindi... vieni qua, vieni qua, vieni qua. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ok. Vanno male subito e poi non ce la facciamo più. Allora, ok, dai, no, facciamoci... prendere dal panico, abbiamo ancora un po' di... Emergency, 10 seconds of oxygen Sì, va bene, remaining. va bene, va bene, va bene. Per ricordarci di tornare su a 30 secondi più o meno, perché sennò non ce la facciamo. Allora, ho fatto le pinne, ho fatto tutto, però non basta. Allora, lì sotto, no. Eccolo lì un progetto. Magari non c'è neanche... E c'è lo squalo là che ci scassa le balle. Però vabbè, vediamo che cos'è. Frammento di Simoth, ma credo che non ci serva. Però... è ridondante, infatti. Non ce ne facciamo niente. Quello. No, dobbiamo tornare su tra un momento. Aggiornamento del Simoth. Ok, questo ci serviva. Lo squalo sembrava attratto da noi, ma poi ha lasciato immediatamente l'obiettivo. Lì dentro c'è una caverna. Ci spostiamo un po' più in alto, almeno ci gestiamo un po' meglio l'acqua. Warning, 30 seconds of Sì, va oxygen bene, ho un remaining. progetto lì, perfetto, ottimo, via con la tinta di mano i piedi di quei dolmen. Ottimo, ossigeno che si ricarica velocemente, giù di nuovo. Allora, diamo un'occhiata a cosa c'è qua. Allora, inventario, c'è ancora un botto di spazio, quindi possiamo prendere questo. Cos'è questo poi, tra l'altro? Materiale di recupero, figlia. Caution. Dehydration Frammento di detected. sé, sì, molto. Non ci interessa, l'abbiamo già fatto. Abbiamo preso dei materiali, forse. Vabbè, niente, allora non... niente. Prima esplorazione così non è andata proprio bene. Dobbiamo assolutamente tornare indietro per trovare, per fare dell'acqua. Magari nel ritorno... cerchiamo anche di recuperare qualche altro pesce. Ta 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 ta, vieni qui. Ok.
questo. Crank. Frammenti ce ne stanno ancora, sì. Tac, un'altra. Dov'è che ho perso? Dai, dobbiamo farcela, si può vivere. Vediamo, lì sotto abbiamo un sacco di un'occhiata bene. Adesso iniziamo ad andare su, facciamo subito dell'acqua istantaneamente che ci curiamo. Facciamo la cassa da 6 adesso. 5 e poi esce in automatico. Ok, facciamo anche del titanium. Poi beviamo prima di schiattare. Anche se schiattare non sarebbe neanche male come idea, perché comunque non buttiamo via l'acqua, non buttiamo via cibo, non buttiamo via niente. Facciamo anche il vetro. Non sarebbe male, in effetti. Allora, vabbè, facciamo così. Depositiamo tutta sta roba qua, finché ce ne sta. Il resto lo buttiamo di sotto, nella base. Non è male, non è male, non è male. Non è molto professionale, no? Cosa ne pensate? Farci morire apposta. Però almeno ripartiamo 1000 e l'inventario viene salvato e ci ritroviamo. Allora, deposita qui. Adesso Emergency. Severe vedremo dehydration detected. Seek fluid di intake immediately. fare episodi più spesso, magari Subnautica. Questo finisce qui. Mi fate sapere se vi va che cosa volete vedere in futuro, che direzione prendere nella nostra avventura. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!